Inizia la nostra giornata con la celebrazione insieme alle figlie di San Paolo, qui nella Cappella dell'Episcopio. Questa normalmente è quello che facciamo quando io non ho impegni di celebrazioni nella grande diocesi, ecco. E quindi è un momento molto particolare di intimità, perché la preghiera deve essere al primo posto nella vita del Vescovo e della comunità cristiana. Nel suo primo avvento Cristo venne a salvarci, ai suoi servi fedeli. Pure sul nostro cammino la sua luce risplende, Gesù sole di grazia ci chiama in tal modo. Te Cristo noi cerchiamo, te vogliamo conoscere. Preghiamo. O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede e di celebrare con sincero amore il grande mistero dell'incarnazione. Cara di scuola, cosa ci avete preparato di nuovo? Come sempre la giornata è iniziata un quarto alle sei, il primo tempo è dedicato alla preghiera personale e poi abbiamo celebrato insieme a questa carissima comunità delle figlie di San Paolo, che è veramente un dono di Dio che possono abitare nell'Episcopio accanto a me per tutti i motivi che si possono immaginare. Poi c'è sempre con loro, quando celebro nella Cappella dell'Episcopio, questo momento anche intimo della colazione, in cui ci scambiamo le impressioni della giornata. Io racconto a loro come si fa in famiglia, per me loro sono la mia famiglia, quello che avrò da fare durante il giorno, gli chiedo qualche preghiera particolare. Loro mi raccontano della libreria, degli incontri con i sacerdoti, le persone. Quindi ecco un momento di scambio che per me è utilissimo, che mi dà anche un sollievo e insieme e soprattutto il conforto del pane del cielo nell'Eucaristia, ma anche il conforto di una buona colazione, mi danno l'energia per poter arrivare tutti i giorni dalle 6 fino a mezzanotte. Ecco, in questa mattinata stiamo andando verso la casa di San Fatucchio. È una casa di accoglienza della diocesi, ve ne sono altre tre in Umbria e una in Kosovo. Sono nate queste case segno della carità della diocesi di Perugia e anche delle altre diocesi dell'Umbria durante il terremoto del 1997. Allora nacquero per necessità e poi sono continuate come segno importante di case accoglienza per venire incontro soprattutto ai giovani in particolari situazioni di disagio a causa della droga, dell'alcol o di condizioni di famiglia che rendono impossibile appunto la vita per un giovane. Ciao Giovanni. Thank you.
quel ritornello che appunto abbiamo detto all'inizio, stillate i cieli dall'alto, dalle nubi discenda il giusto, si apra la terra e germogli per noi il Salvatore, e io stamane te voglio proprio applicare a questa nostra bellissima comunità. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ma qui ci sono i pattini anche per me? Oh, Teresa! Teresa è la... Ma tu volevi rubare la particola prima, mi grandi scorte. Teresa è l'addetta... Chi l'ha fatta? Guarda, stamattina, nella fretta di partire, mi sono dimenticato la croce. Che succede? Che succede qui? Ah, bello questi qui. Questi bisogna li legga dopo Natale. Un abbraccio grande grande e a presto. Grazie, è bravissimo, è un signore vero. Sei un nobile te. Fai sapere, i satanisti mi vogliono uccidere. Ci sono io che ti proteggo. A me piace appunto guidare per un motivo molto semplice, prima di tutto perché avendo una giornata molto concentrata di impegni, il guidare nonostante il traffico diventa una distensione, una forma di distensione. E poi così non impiego il segretario che si impegna anche per tante altre cose che ci sono da fare in curia e in segreteria, naturalmente eccetto i viaggi più importanti. Poi anche il fatto di guidare mi permette di scendere giù, di affacciarmi sul portone dove la mattina presto incontro già i miei poveri, ormai sono clienti abituali. E ora sto andando a incontrare i sacerdoti più giovani della diocesi, quelli di ordinazione. Gente, facciamo una riunione all'inizio dell'anno per fissare le tematiche e la riunione si divide sempre in due momenti. Un primo momento formativo, oggi parlerò a loro e verrà anche un esperto dell'esorcismo, della preghiera di esorcismo. Benvenuto, buongiorno. Ben arrivati.
Siete già arrivati allora? Ma avete ricevuto stamattina, bravissimo. Quando posso incontrare voi è sempre una grande cosa. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami più alti i cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cima e ogni viandante ne fa vendemmia. Sono due le linee che possono essere tenute presenti. Da una parte il peccato personale, dall'altra il peccato che fanno gli altri contro i propri simili, ai quali non ci si oppone, questo è il problema. Non è che sono degli onnipotenti, sono delle persone che cercano di fare del male, alla quale non si risponde con la fede, con la preghiera, con i sacramenti. E quell'altro, il peccato personale, è quello di cui parla Gesù, che dice chi fa il peccato è schiavo del peccato. È chiaro che c'è una gradualità. Il comandamento più importante è quello di amare Dio, pensare a Lui con tutte le forze. Se si trascura questo, oppure si offende Dio, comincia a essere, o se si odia Dio, comincia ad essere il peccato più grave. Poi c'è il prossimo, quindi l'odio verso il prossimo, e così di seguito tutti gli altri peccati che si possono elencare. Ci sono diversi sacerdoti e religiosi che vengono ad aiutarmi a pregare con me il martedì mattina, quando incontriamo i casi più gravi, e si rendono conto della situazione, imparano piano piano a crescere in questo ministero, e quindi al momento in cui il vescovo decide fai questo a nome mio, a nome della Chiesa, si trovano già avvantaggiati, perché pensando a quei sacerdoti che ho incontrato negli incontri degli esorcisti, che all'ultimo momento della loro vita si sono trovati incaricati di un peso che non avevano mai affrontato, soltanto la loro fede gli permette di operare. Se mi toccate su questi lati, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Varie realtà, settore per settore, università, il mondo del lavoro, l'ospedale, e tutti i problemi degli immigrati, perché ho voluto scindere queste problematiche così forti da quella che poi la visita particolare alle parrocchie, per dedicarmi poi di più alla gente, ai catechisti, ai consigli parrocchiali e all'incontro con i malati. Allora direi che in qualche modo si inaugura la visita pastorale del Vescovo proprio, ecco, in questa azienda. Sono anche lieto perché l'azienda sta andando abbastanza bene per quanto io ne sia informato, e poi è bella anche questa compartecipazione vostra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cosa sia il potere della Chiesa?
l'ha spiegato in modo formidabile. Il Papa, quando ha fatto la sua messa di inizio del pontificato, il Papa ha parlato di San Giuseppe, non ha parlato di sé. E per 7 volte ha parlato della tenerezza di San Giuseppe. E poi ha anche parlato dell'autorità. Ecco, più che di potere, nella Chiesa si deve parlare di autorità. Il vescovo ha un'autorità, il sacerdote ha un'autorità, il Papa ha un'autorità, i genitori hanno un'autorità. Autorità, la parola stessa lo dice nell'etimologia, vuol dire aiutare gli altri a crescere. L'autorità implica in sé qualche cosa di pedagogico e di educativo. Come ha esercitato, si domandava il Papa, questa autorità a Giuseppe? Ecco, l'ha intesa come un servizio. Io ho il carisma di vescovo, non per me. A me non mi serve. Forse per la mia santità personale mi è d'intralcio in un monastero a pregare dalla mattina alla sera, o potrei facilmente, forse anche più facilmente, conseguire la mia santità personale, ma il carisma che mi ha dato la Chiesa, questo ministero, questo ordine sacro, è soltanto per gli altri. Domenica d'Avvento e la venuta del Signore è imminente e noi gli andiamo incontro con fede, con gioia e con amore. La nostra gioia è grande, ma c'è anche un motivo di cui dobbiamo e vogliamo rallegrarci per la vostra parrocchia, ed è un fatto, direi, ordinario e al tempo stesso straordinario. Ordinario perché è logico, per tanti motivi, che i parroci si succedano. Ma qui si tratta di 2 sacerdoti che rimangono tutte e due, anche se con ruoli diversi, a servizio di questa parrocchia, come una paternità che si trasferisce al figlio. Figlio carissimo, davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza degli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.
Ecco, stiamo andando alla mensa della Caritas, dove io vado a fare gli auguri agli ospiti di oggi e soprattutto vado a invitare loro e poi anche altri per il pranzo di Natale che farò per i poveri della città in episcopio, e li vado a invitare personalmente. Poi verranno anche altre persone, ma gli altri anni si faceva un gran pranzo in cattedrale con 300 o 400 persone, però preferisco che questi pranzi siano più personalizzati, quindi rimane il segno del vescovo, ma ebbene le facciano anche negli oratori, nelle mense, nelle parrocchie. E poi soprattutto abbiamo lanciato l'anno scorso l'idea, che già funziona, che ogni famiglia inviti un povero. Buongiorno, tanto piacere. Vi devo sopportare, Stella. Guarda, se tu la sopporti hai già fatto un buon passo per il paradiso. E allora va bene così. Grazie, caro. Grazie, grazie. Vedi che tu sai come fare, bravo. Grazie, grazie. Stasera i nostri ragazzi hanno trasformato nel ricordo della nascita di Gesù questa piazza in Betlemme. Non è più piazza 4 novembre, è la piazza dove c'era la grotta, la capanna di Betlemme, e siete venuti numerosi, perché dove ci sono i ragazzi ci sono le famiglie, ci sono i babbi, ci sono le mamme, c'è il vescovo, c'è il sindaco, e ci siamo tutti. Per fare che cosa? Per fare festa. Siamo pieni di gioia. Gesù viene a Natale, mancano pochi giorni, ma vogliamo affrettare la sua venuta stasera, proprio con la nostra presenza, proprio con la presenza dei ragazzi della nostra scuola cattolica, perché i ragazzi più di tutti rappresentano Gesù. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, il Figlio di Dio è un bambino. I bambini e i ragazzi sono l'espressione più bella, più viva del Natale, ed è per questo che stasera ci daranno tanto gioia. Ha detto: io ho due cappelli. Mi sono levato il cappello, dico, ce l'ho anch'io due cappelli, e siamo uguali noi.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sei di speranza fontana vivace, veramente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura di bontate. Ecco, della nostra arcidiocesi, è la riunione del Consiglio per gli affari economici, dove appunto si decidono anche tutte le varie iniziative che si devono prendere proprio sul piano dell'economia, perché tutto quello che si fa nella diocesi ha proprio per fine il Vangelo e i poveri, come ci insegna anche Papa Francesco. Quindi anche la riunione del Consiglio degli Affari Economici rientra in un'attività strettamente pastorale della Chiesa. Io posso sentire 50.000 consigli, posso interpellare 200 persone, alla fine devo prendere delle decisioni che spettano soltanto a me, che a qualcuno faranno piacere, ad altri no, eccetera. E questa è la solitudine in cui ti trovi, che non puoi condividere con nessuno, nemmeno col vicario generale, che è la persona con cui condivido più del mio ministero, perché è chiaro, mi apro con lui sui problemi, chiedo un parere, ma poi alla fine non è il vicario che decide. Io ho fatto il vicario generale e l'ho fatto molto serenamente, compiendo tutto quello che il cardinale Piovanelli, che è ancora vivo, Signore ce lo tenga a lungo in vita, sta per compiere 90 anni e va ancora per l'Italia a predicare con la freschezza di quando ne aveva 50, che era mio vescovo. Io ho fatto il suo vicario dopo aver fatto il rettore, però la sera andavo a letto più tranquillo, perché dicevo, io ho fatto tutto, ho detto tutto, il cardinale decide. Però un giorno il cardinale mi chiama e dice, guarda questa lettera, era molto più piccola di questa qui, e questa lettera era il nunzio che scriveva al cardinale dicendo il Santo Padre ha nominato vescovo di Massa Marittima Piombino
Monsignor Gualtiero Bassetti, suo vicario generale, la prego di comunicargli questa notizia e il Santo Padre attende la sua generosa e pronta obbedienza. Con quel giorno finì una fase della mia vita. Dove ho sempre cercato di impegnarmi per la Chiesa, ma era molto diverso. Ora siamo arrivati dai nostri ragazzi, vedrete che festa ci fanno, piccolini. Ecco, c'è uno che ci aspetta, si sarà assiderato, poveretto. Stasera siamo... Wow! Che personaggio fai stasera? Fai il pastore? Ah, canti! Che bello! Qui succede sempre un miracolo che succede soltanto al Guanella. Voi siete così bravi voi ragazzi? Anch'io! Tutti! Che fate? Nascere Gesù bambino primo del tempo, certo. Perché nella cattedrale, in tutte le chiese, Gesù bambino nasce la notte del 25 dicembre, a mezzanotte. Ma voi siete più bravi di tutti, lo fate nascere in anticipo. Perché? Lo sapete perché? Perché Gesù che sta in cielo ha una voglia matta di venire da voi. Perché vi vuole un bene che vi mangerebbe, da tanto che vi vuol bene. Siete i suoi prediletti, perché siete i ragazzi più bravi che io ho in diocesi. Tutti abbiamo le nostre debolezze, le nostre fragilità, i momenti di sconforto. Io non l'ho cercato l'Episcopato, non l'ho cercato. Mi è stato posto questo fardello sulle spalle. Allora mi posso un po' anche lamentare col Signore. La preghiera non è soltanto idilliaca, la preghiera del pastore. È sempre una preghiera per tutti. Per questo... Posso dire, ho pregato per te, l'ho detto ai carcerati l'altro giorno, perché quando ho paura di dimenticarmi qualcuno, dico: Signore, qui clicco il computer e c'è il computer di tutti quelli che io ho conosciuto e che conosco e a cui ho assicurato le mie preghiere. Ecco, quindi, però è chiaro che c'è tanti tipi di preghiera del Vescovo e c'è anche quella in cui ci si sfoga col Signore, no? L'ha fatto Giobbe, l'hanno fatto santi molto più grandi di noi, siamo delle povere creature che si cammina sulle spalle dei giganti, vedendo gli uomini della Bibbia, poi l'Umbria, San Benedetto e San Francesco, due colonne che arrivano fino al cielo, quindi si cammina veramente accovacciati sulle spalle di questi grandi santi e questi grandi padri. Signore, se ci sei, batti un colpo. È una preghiera anche questa. E il Signore non è che ti batte il colpo materiale, ma poi ti manda infallibilmente il segno e Lui c'è. Credo
Io non avevo mai pensato alla possibilità, alla vocazione, non ci pensavo nemmeno lontanamente. Forse però il parroco, che mi aveva conosciuto bene, intuiva qualche cosa. Da principio ho sofferto le pene dell'inferno, tutte le sere piangevo, pensavo alla mia mamma, ai miei fratellini più piccoli, volevo tornare a casa. Ma una certa grinta mi ha detto vai avanti, continua a studiare, impegnati. Da principio un disastro, perché naturalmente era una metodologia completamente diversa. E poi ho cominciato ad andare abbastanza bene a scuola. Quando sono arrivato alla fine del liceo non avevo ancora deciso, però ho visto che i miei compagni più bravi, più intelligenti, più buoni andavano a teologia per prepararsi al sacerdozio. E io ho detto, ma se loro tentano di fare il prete, perché non potrei tentare anch'io? Ecco, la mia vocazione ha cominciato a maturare a questo modo. Per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Perugia è stata veramente una scoperta e l'ho paragonata alla mia città di origine, a Firenze, perché Perugia ha delle tradizioni, delle radici di civiltà cristiana, ma anche radici storiche molto più antiche di Firenze. Firenze ha poche tracce del primo millennio, per esempio, Perugia ne ha tantissime, è una delle chiese più antiche, insieme a quella di Chiusi, a quella di Fiesole, a quella di Arezzo.
e poi a tradizioni religiose pre-cristiane e soprattutto per via degli Etruschi, che la cattedrale è collocata sull'antico tempio etrusco e sulla fontana sacra. Quindi praticamente qui ci sono 3 millenni di storia sacra su questa collina. Cattedrale così si riempie soltanto in 3 o 4 circostanze, quando venite voi e quando vengono i piccoli dell'oratorio. E così questa vecchia cattedrale, come ho detto tante volte, mi ringiovanisce di 600 anni. Ma ragazzi, non sarebbe questo il Natale più bello della vostra vita? Se poteste dire: io sono entrato nel Duomo, che conoscevo il mio Signore soltanto per sentito dire, e poi vedendo i miei amici, sentendo il calore di tanto amore attorno a me e quindi sentendo la sua presenza, ora posso dire e posso testimoniare a tutti che i miei occhi lo hanno visto. Della vita che mi prometti, al bene che vuoi donarmi anche là dove ancora non riesco a scorgerlo. Ti chiedo il coraggio e la semplicità per affidarmi a te. Concedimi la forza e la determinazione per andarmene da quella terra sterile che tu mi inviti a lasciare, per seguire le indicazioni delle stelle del cielo, la luce dei desideri più veri e profondi che hai messo dentro di me. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Nel nome del Signore andate in pace. Cari ragazzi, buon Natale, buonanotte. Io sono emozionato perché mi sono lasciato coinvolgere dalla freschezza, dall'entusiasmo, dalla gioia di questi ragazzi. Abbiamo lavorato tanto in questi anni per la pastorale giovanile e questi sono frutti belli perché poi a loro volta sono anche gli animatori nelle parrocchie degli altri giovani. E quindi si sta costruendo in diocesi una catena e un gruppo di giovani, di ragazzi che poi si fidanzano fra di loro, le famiglie cristiane, entrano in seminario, nell'Umbria sono aumentati quasi del 30% anche a regionali seminaristi ed è frutto di questa pastorale che è stata fatta sì, anche con tanta attenzione alle persone, anche con un metodo molto bello. Ma lasciatemelo dire, questa pastorale è stata portata avanti da preti e giovani che ci hanno messo il cuore e la vita. Signore, davvero stasera ti ringrazio perché io ho il cuore gonfio di gioia. Quei quasi 2000 ragazzi che erano in cattedrale mi hanno arricchito tanto e queste sono le consolazioni più belle che mi stai dando in questo periodo, in preparazione al Natale, anche se devo sopportare tante pene. Gesù, non mi fermo a lungo stasera perché sono abbastanza stanco. Ti do la mia buonanotte. E te lo ripeto, con il cuore gonfio di gioia, grazie Gesù per quei ragazzi di cui tu mi hai costituito pastore. E ora finalmente un po' di riposo. Madonnina cara.